Alessio Lapadula, che il gossip qualche settimana fa aveva individuato come il presunto amante di Ilary Blasi. Dopo le prime indiscrezioni che hanno parlato di messaggi compromettenti scoperti da Totti sul suo cellulare, ha indirizzato un affondo verso Fabrizio Corona, dopo la sua entrata a gamba tesa nei confronti dell'ex coppia. Il ballerino, che è stato tra i protagonisti di Amici qualche edizione fa, ha avuto modo di conoscere la conduttrice Mediaset in occasione della collaborazione durante Star in the Star, dove Lapadula ha fatto le coreografie che Ilary Blasi ha ballato. Nel periodo delle registrazioni dello show tra i due ci sono stati degli scambi di like che hanno insospettito il web, il quale ne ha parlato con malizia dopo la separazione Totti Blasi, asserendo che ci potesse essere stato all'epoca un flirt tra i due. Additato come il presunto amante della conduttrice, il ballerino aveva sbottato sui social per smentire i rumors, commentando i pettegolezzi su di lui e sull'ex signora Totti con un veemente: più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue. L'ex ballerino di Amici, una volta svincolatosi dalla morsa del gossip, che ha smesso di indicarlo come il presunto giovane autante che avrebbe fatto perdere la testa alla Blasi, attraverso una serie di Instagram Stories ha deciso di bersagliare Fabrizio Corona. Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente. Perché tanto il tuo momento up è finito? È finito. Non c'è più, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il c*** o alla gente con le tue cose da bimbimin. *ia*. Questo è il duro affondo di Lapadula all'indirizzo dell'ex re dei paparazzi. Bandito da Instagram, Corona non ha replicato alla stilettata del ballerino. Ne ha potuto continuare a mantenere la promessa fatta, svelare gli altarini, ossia i tradimenti reciproci che per anni, a suo dire, si sarebbero fatti Francesco Totti ed Ilary Blasi, e che l'ex re dei paparazzi ha scoperto, custodendo per anni delle prove inconfutabili che ha iniziato a condividere, ma poi è stato bloccato dal social network.